Ben ritrovati, amici tifosi del grande calcio, un'altra grande giornata dedicata ad Euro 2024, un'altra grande giornata di grande calcio, di grande spettacolo, di gol ed emozioni ad Euro 2024. Questa sera imperdibile l'esordio dei Blues, di una delle altre grandi favorite alla vigilia di questo europeo. Austria contro Francia e poi domani sera finalmente l'esordio del Portogallo di Roberto Martinez e dell'infinito Cristiano Ronaldo che vuole una maglia da titolare per iniziare un'altra cavalcata con la formazione lusitana. Questa giornata si apre con un verdetto a sorpresa, a mio modo di vedere, all'interno del gruppo E che si andrà a completare alle ore 18 con il match da Francoforte tra il Belgio e la Slovacchia, gruppo E che si apre con un risultato sorprendente in quella di Monaco di Baviera all'Allianz Arena. Una vittoria schiacciante, siamo all'interno del recupero, sono stati assegnati 4 minuti di recupero dal signor Nyberg, dal fischietto svedese, dicevamo vittoria schiacciante per la Romania di Edward Iordanescu, che umilia, che schiaccia senza un domani invece l'Ucraina di Sergei Rebrov. Ucraina che era arrivata addirittura, si era spinta fino ai quarti di finale nell'ultimo europeo, ricorderete il quarto disputato allo Stadio Olimpico di Roma contro l'Inghilterra di Gareth Southgate. Un europeo che si apre invece nel peggior dei modi possibili, con un 3-0 che è figlio anche dei tanti giocatori rumeni che sono passati nel nostro bel paese, nel nostro campionato, nella nostra amata Italia. Perché il gol del 3-0 lo sigla Denis Dragus, ex conoscenza di Crotone e Genoa. In difesa c'è Radu Dragusin. A centrocampo ci sono Razan Marina, autore del gol del momentaneo 2-0, e anche il centrocampista del Pisa, Marius Marin. È entrato Ras, ex Pisa, ancora sotto contratto con la formazione toscana nell'ultima annata vissuta a Cipro. Ragazzi, dicevamo, una Romania schiacciante, una Romania che ha dominato in lungo e in largo questo match d'esordio ad Euro 2024. Un primo tempo in cui la formazione di Rebrov aveva il pallino del gioco 70 a 30 per quanto riguarda il possesso palla, nella seconda parte invece della prima frazione 53 a 47. È cambiato qualcosa che ha fatto scatenare comunque la formazione di Iordanescu. Alla mezz'ora il gol del vantaggio nato da uno dei due errori che sono lampanti da parte di Andrei E Lunin, il portiere del Real Madrid, che si è messo in luce sotto la gestione tecnica di Carlo Ancelotti nell'ultima stagione, anche grazie all'infortunio patito ad inizio anno a Courtois, che poi si è ripreso il posto da titolare, ad esempio, nella finale di Champions a Wembley contro il Borussia Dortmund. Intanto sono arrivati i tre fischi finali del signor Nyberg. Può festeggiare questo grande successo all'esordio della formazione di Edward Iordanescu, che a questo punto può diventare una mina vagante all'interno del gruppo E,
e si mette davvero molto male invece per l'Ucraina di Rebrov. Lì davanti ci si aspettava sicuramente maggior peso da Dobik, l'attaccante, che nelle ultime 2 stagioni ha siglato la bellezza di 53 gol tra Dnipro e Girona. Quest'anno grandissima performance in Liga nella sua prima stagione in un grande campionato, 39 presenze con il girone, 24 gol con la formazione che è stata una mina vagante tra Real Madrid e Barcellona. Inseriamo anche l'Atletico Madrid. E Sky Sport in questo momento titola Disastro Lunin perché è lui l'autore dell'errore che apre le porte al gol del vantaggio e apre le porte ad un pomeriggio indimenticabile per la Romania. Romania che passa alla mezz'ora, c'è una palla all'indietro mal gestita. Lunin serve a sua volta Mann, che non ci pensa 2 volte a servire da buona posizione fuori area la stella di questa squadra, Nicolae Stanciu, il giocatore del Damak, formazione saudita che si è classificata nell'ultimo campionato al 10º posto. Non sicuramente una formazione di testa, ma la squadra di Nicolae Stanciu, la stella della formazione di Iordanescu, che prende la mira e batte lo stesso Lunin con un destro a giro che fa venire letteralmente giù l'Allianz Arena. Può festeggiare il popolo romeno. Romania che arriva anche ad un pasto a raddoppio, prima con Mann al minuto numero 39, poi lo stesso Stanciu che va vicino al più classico gol olimpico direttamente da corner. Nella ripresa c'è un tentativo di Coman, l'altro esterno, da una parte c'è Mann, dall'altra c'è Coman che poi ha lasciato spazio all'altro ex Parma. Dicevamo in precedenza, una Romania a tinte italiane, perché tanti giocatori di questo 11 a disposizione di Iordanescu hanno o stanno ancora militando nel nostro bel paese. E nella ripresa è entrato anche Mihaila, come sottolineavo. E al minuto numero 52, dopo l'ennesima ripartenza, arriva il gol del raddoppio. E raddoppio che arriva grazie ad una sterzata meravigliosa da parte di Dragus, che lascia sul posto praticamente tutta la retroguardia dell'Ucraina. Pallone per Raziu, che poi lascia la sfera a Mann, che viene fermato. Pallone vagante dove arriva Razvan Marin, il giocatore, il centrocampista ex Ajax che milita nell'Empoli, prende la mira e batte ancora una volta un disastroso Lunin che poteva sicuramente fare di meglio su quel tentativo dalla distanza, preciso ma non così forte da non essere trattenuto. Passano pochissimi istanti, corner battuto corto. E all'interno dell'area piccola sguscia, penetra Denis Mann, servizio per Denis Dragus per il gol del 3-0. Era la sfida tra Dobik e Dragus, l'ex Crotone e Genoa, andato in doppia cifra. 32 presenze, 14 gol con il Gaziantep in Turchia. Sigla in posizione regolare con l'ausilio del VAR a controllare il gol del definitivo 3-0. Non c'è una vera e propria reazione per la formazione di Rebrov, che anzi rischia ancora con Stanciu di subire addirittura il poker, tentativo dalla distanza, respinto da Niza con qualche problema, ma niente di che. Dalla distanza ci prova Sudakov e poi anche lo stesso Mudryk nel finale. Flop totale per l'Ucraina delle stelle, appunto Dovik, Sudakov e Mudryk. Incanta invece nel pomeriggio di Monaco, di Baviera, e la Romania di Edward Iordanescu. Io ovviamente vi ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo in un prossimo video!